Porta Aperta riparte dopo il lockdown. Come stiamo andando? Qual è la situazione attuale? Ah, adesso abbastanza bene, dai. Dopo la riapertura abbiamo, tra virgolette, perso dei clienti perché chi durante il lockdown non riusciva a girare come da decreto è riuscito poi a poter andare a trovare i familiari, gli amici, e chi prima andava in parrocchie è riuscito un po' anche a riprendere quel giro lì. E di conseguenza abbiamo tenuto i clienti, tra virgolette, che erano nostri prima anche del lockdown, ecco. Quindi parliamo di mediamente 80-90 persone, Al giorno. E ci sono nuove persone che comunque avete conosciuto durante il lockdown o subito dopo che hanno perso il lavoro o comunque si sono trovati in una situazione di disagio a causa dell'emergenza? sì. Cioè, non tante, adesso mi vengono in mente 5-6 persone che prima dell'emergenza non conoscevamo, ma che subito dopo abbiamo conosciuto, non in modo limitato perché il punto di ascolto era chiuso e di conseguenza non abbiamo potuto approfondire con loro, però sì, man mano stiamo ricostruendo un pochino i vari percorsi e con qualcuno c'è già anche qualche risposta soddisfacente. La cosa che ci ha un po' colpito di queste nuove persone erano sì, quelle italiane perché colpisce un po' di più, però per il resto sono tutte spesse persone, quindi quelle che conoscevamo già prima e nulla di particolare. Tra tutti i servizi che comunque Porta Aperta offre, quali sono quelli che sono ripartiti e quali no? Allora, al momento sono ripartiti quasi tutti perché durante il lockdown avevamo tenuto soltanto la mensa in modalità takeaway e gli ambulatori. Nei primi giorni di lockdown anche gli ambulatori sono passati da 5 volte alla settimana a 3 perché bisognava capire un pochino quali erano le disposizioni e altro. Poi subito dopo, 10 giorni dopo, sono ripartiti a regime, quindi da 3 di nuovo sono tornati a 5 volte. Quindi già quei due lì sono rimasti sempre aperti. Poi avevamo le docce, che noi eravamo aperti 5-6 giorni alla settimana per le docce, per servizi sanitari e tutto, solo che per il lockdown abbiamo dovuto chiudere. E quelli dal 15 di giugno siamo ripartiti previa apposita registrazione e al giorno ne mettiamo a disposizione 5-6 docce e i ragazzi possono registrarsi nei momenti anche di distribuzione dei pasti. E nelle giornate apposite venire a fare la doccia, quindi quelle lì, anche il servizio doccia è ripartito. Poi è ripartito anche sono ripartiti anche gli avvocati di strada che durante il lockdown purtroppo non riuscivano a fare, e adesso sono ripartiti. I ragazzi tranquillamente, puntualmente ci lasciano i recapiti telefonici e dopo noi li contattiamo e gli fissiamo l'appuntamento. Come vi dicevo prima, è in modalità takeaway, quindi abbiamo, come avete visto prima, i volontari che arrivano, preparano tutto, inscatolano tutto e dopo noi dalle 5 alle 6 ci mettiamo qua e, come vedrete fra poco, i ragazzi passano e si ritirano la sportina, senza pregiudizi, senza niente, ognuno può ap è aperto a tutti giustamente e quindi loro possono tranquillamente venire. Quando ripartirà la mensa? Questa è una bella domanda, ancora non si sa, ma ci stiamo lavorando per poter avere una riapertura, perché comunque bisogna farlo, ma nelle modalità giuste e soprattutto tenendo in salvo tutti.